So hello everyone. Bene, un saluto a tutti. Is there so much peace in this field around us? C'è così tanta pace nel campo intorno a noi. Even the wind stops when it's time for it to stop. Anche il vento si calma quando è il momento di calmarsi. I just brought a few things I want to share, but probably I'll just channel. Ho portato alcune cose che vorrei condividere, ma probabilmente canalizzerò semplicemente. Which one of you have been with me before, like in the other gatherings? Chi di voi è stato con me negli altri incontri? Okay, so it's pretty much a new gathering, I'm glad. Quindi è abbastanza un nuovo gruppo, sono molto contenta. I will then present myself again, because I want to get to know each other. Mi presenterò di nuovo perché mi fa piacere conoscerci reciprocamente. But before I do that, I suggest another thing. Can you please tell me why you're here? I mean, I want to know which, how many of you are here because you're interested in prana and becoming, being nourished by prana? Please, hands up. Sì, quindi vorrei sapere prima quanti di voi è qui perché è interessata nell'essere nutriti dal prana, mani in alto. And how many of you are here just because you're interested in new things, spiritual things, just to see what's around? E quanti di voi è qui invece per vedere cosa c'è in giro perché è interessati a nuove cose spirituali? Then you've come to the right gathering because today I'm going to do a mix of all of them. So we'll talk a little about prana. E quindi siete venuti nell'incontro giusto perché oggi farò un mix di entrambi, parlerò un po' di prana. But a little about other things that can lead us to balance and the spiritual or more balanced path. Ma anche di altre, parlerò anche di altre cose, di cose spirituali e altre cose che possono portarci in un percorso più equilibrato. So for those of you who want to know about prana, I will tell you from my experience and the experience of others what prana likes, what prana is drawn to. E quindi per chi è interessato nella prana vi racconterò in base alla mia esperienza ciò che piace alla prana e ciò che attira la prana. Because prana really is everywhere and it's magnetized by a certain frequency. Perché prana è dappertutto ed è magnetizzata da alcune frequenze. To be nourished by prana we don't need to do something, but rather we need to allow something. E quindi per essere nutriti dal prana non c'è bisogno di fare qualcosa, ma di dare la possibilità che qualcosa succeda. It's just magnetized to those of us who align to its frequency. La prana è magnetizzata da quelli di noi che si allineano alla sua frequenza. It's just as simple. È così, molto semplice. So that's what I'm gonna be sharing the first part of this gathering. Quindi quello che condividerò nella prima parte di questo incontro will be about how prana can be magnetized to us. Sarà come la prana può essere magnetizzata verso di noi. And how we can know exactly, like almost scientifically. E come possiamo sapere esattamente, quasi scientificamente. How much prana we gather and how much there is in each energy center of ours. Quanta prana riusciamo ad attirare e quanta prana c'è in ognuno dei nostri centri energetici. The second part of this gathering. La seconda parte di questo incontro. Is going to be more about methods or ways to channel it through the body. Sarà riguardo a metodi e possibili modi per canalizzarla attraverso il corpo. My name is Cristiana Eltrayan. Il mio nome è Cristiana Eltrayan. I have worked a lot with these energies. Ho lavorato molto con queste energie. As therapist and as author and as portal opener. E come terapista, autrice e come apertrice di portali. Portal opener means one that travels through the world. Una apertrice di portali è qualcuno che viaggia attraverso il mondo.
being called to the most important energy points on the planet. Chiamata dai punti energetici più importanti del pianeta. And consciously or unconsciously helping them to expand or clean. E coscientemente o incoscientemente aiuta questi centri ad espandersi e pulirsi. That's part of my work. Questo è parte del mio lavoro. Here on Earth. Su questo pianeta Terra. Coming back to the prana, and I started presenting this because I wanted to tell you about my experience with this energy. Ho iniziato a dire con questo perché voglio raccontarvi della mia esperienza con questa energia. As a child, I learned some of it by practicing with crystals and maybe a little meditation. Da bambina ho imparato qualcosa di questo facendo pratica con i cristalli o con un po' di meditazione. And I continued with these games. E ho continuato con questi giochi. Until I was about 16 or 17. Finché avevo 16-17 anni. I started again when I was 28. E ho ricominciato quando avevo 28 anni. Because I needed to get back in balance and back to that state where I was in childhood. Perché avevo bisogno di tornare in equilibrio e ritornare a quello stato che avevo quando ero bambina. Because as a child I knew we were all energy. Perché quando ero bambina sapevo che eravamo tutti energia. And as an adult I thought for a while that we need to have jobs and be managers and have power or something. Ma quando sono diventato adulto per un po' ho pensato che avessimo bisogno di lavori, di essere manager e avere potere. Which is good as a game. Che va bene, come un gioco. But once you are aware that it's a game, you have to know how to step out of it and step into it again whenever you want. Ma quando sei cosciente che è un gioco, devi essere capace a uscirne e a rientrarne quando preferisci tu. So at 28 I started meditating again because I wanted to play the game, not be played by it. E quindi a 28 anni ho iniziato a meditare perché volevo giocare il gioco e non essere giocata dal gioco. You know, either life is happening to you or you are making it happen. Altre vite o succedono attraverso di te oppure tu le fai succedere. And that's also a game. E questo è anche un gioco. I started with meditation, with yoga, with qigong, like we did this morning, with several practices, and I discovered the Taoism as well. E quindi ho iniziato con la meditazione, lo yoga, il qigong, come abbiamo fatto stamattina, e col Taoism. I met several pranic teachers. Ho incontrato molte insegnanti pranici. Some of them on Earth. Alcuni sulla pianeta Terra. Some of them more like cosmic friends. Altri più come amici cosmici. I'm in love with Babaji. Sono innamorata di Babaji. And I'm in love with Christ and Mother Mary and Kuan Yin and many others. E sono innamorata di Cristo, di Madre Maria, di Kuan Yin e tanti altri. And I feel they love me too. E sento che anche loro mi amano. We have a good friendship. Abbiamo una bella amicizia. So with these masters I learned some paths of gathering more prana and some paths of being more in enlightenment with it. E quindi grazie a questi maestri ho imparato dei modi per trovare più prana e per essere allineati con essa. But the most important point was when you find the master within. Ma il punto più importante è quando trovi il maestro dentro di te. And at some point, because I was getting to it, I also found out about the Taoism and the channeling of the internal energy or the sexual energy. E a un certo punto, perché ero interessata in questa, ho scoperto dal Taoismo è la canalizzazione dell'energia interna e dell'energia sessuale. I wanted to get back in balance coming out of a marriage that was not so good. Volevo tornare in equilibrio dopo essere uscita da un matrimonio che non è stato così buono. And I wanted to also help others, especially women. E volevo aiutare degli altri, specialmente le donne. Get back in balance and know their inner power, their energy, and how to channel it. A ritrovare il loro equilibrio e entrare in contatto col loro potere interno e saperlo canalizzare. That's how I started my practice. And
Ed è così che ho iniziato la mia pratica. To me it was up to several hours a day, like 8-9 hours a day. Per me durava fino a 8-9 ore al giorno. Maybe more. A volte di più. Meditation, yogic practices, other stuff. Meditazione, yoga, altre cose. Because for some it takes some discipline to get in alignment, especially when you play the games of forgetfulness. E quindi per alcuni c'è bisogno di una certa disciplina per tornare in allineamento, specialmente quando giochi il gioco. Giochi il gioco del perdono o del dimenticare. When we forget, we have to go back to what we know. Quando dimentichiamo, dobbiamo tornare a ciò che sappiamo. Okay, but enough with my story. Okay, abbastanza con la mia storia. There's more questions at the end if you need to know more. C'è spazio per domande alla fine se volete saperne di più. I want to give some gifts now to you. E voglio darvi ora qualche dono. You know, people come to me and ask me, you know, I did this process and this process and this process, maybe 21 days, 8 days, 10 days, and some day repeat these processes for a long time. E sapete, delle volte ci sono delle persone che vengono da me e hanno fatto processi 8 giorni, 9 giorni, 10 giorni, a volte ripetono questi processi. And their question is, why am I still eating? E la questione è, ma perché sto ancora mangiando? I ask that myself. E me lo chiedo anch'io. 10 days in darkness, no food, no wood. 10 giorni al buio, nella dark room, niente cibo. No food, no technology, no light. Niente tecnologia, niente luce. Except for the one within. Eccetto per quella interiore. Went out of there. Floating. Uscita da lì volando. Another month on fully prana and some juice. E un mese in piena prana e qualche succo. Then another month on very light diet. Poi un mese in una dieta molto leggera. Then I suddenly changed home and started eating. E poi ho cambiato casa e ho iniziato a mangiare. Much. Non troppo. But you know, some fruits, some vegetables. Sai, un po' di frutta, un po' di verdura. Normally you would have said I went fully on prana. Normalmente ti saresti aspettato che sarei andata totalmente sulla prana. But not yet. Ma non ancora. Then again a time of prana and I was feeling to swallow nothing through here. E poi di nuovo un periodo di prana che in cui non mi sentivo di mandar giù niente attraverso la gola. To all silence. In silenzio. Totally absorbed, because when I don't eat and drink, I'm totally like pulled in here. Totalmente assorbita, perché quando non mangio o bevo mi sono assolutamente assorbita qua dentro di me. Nothing moves, phones don't ring. Niente si muove. The phones don't ring. Ah, il telefono non suona. It's like the whole world stops moving. È come se tutto il mondo smettesse di muoversi. And it's true. Ed è vero. But then I hear a voice. Ma poi sento una voce. Or a calling. O una chiamata. You are not here to retreat. Non sei qui per ritirarti. You're not here to go in the mountains or in a cave. Non sei qui per andare su una montagna o in una caverna. Not even in a nice room where you can be by yourself all the time. Neanche in una bella camera dove puoi startene per i fatti tuoi tutto il tempo. It's time for you to be with people. È tempo per te di stare con la gente. Because that's why you've taken a body. Perché è per questo che ti hai preso un corpo. Otherwise you could have stood up there. Altrimenti saresti sta rimasta su. And it's obvious. Ovvio. I mean, why else would we be here? Per quale altra ragione dovremmo essere qua? Unless for playing the game of playing with others. Se non per giocare il gioco di giocare insieme agli altri. And for me, using food sometimes, or fruit especially, and vegetables. E per me, utilizzare il cibo ogni tanto, frutta o verdura. It's a game of synthesizing with certain groups or certain countries even. È un gioco per sintonizzarmi con certi gruppi o certi paesi in cui sono.
I'm also working on, still working on some things in the emotional system, and we'll talk about this later. E sto anche ancora lavorando su alcune cose a livello emozionale, ne parleremo un po' più tardi. But I'm conscious about them. Ma sono cosciente di questo. And when I choose something, I know exactly why. Ma quando scelgo qualcosa so esattamente perché. Because the most important thing with this journey. Perché la cosa più importante con questo viaggio is not to go into the I'm not good enough game. Non è nell'andare nel non metto abbastanza? Non sono abbastanza buono. Ah, non so, e non è nel non sono abbastanza buono. Gioco di non sono abbastanza buono. Because many people think, well, these enlightened beings all floating and so happy, and they are teaching about these processes, and look at me, I've done an ordinal. Still not there. Perché molte persone pensano, ah, guarda questi esseri illuminati di luce che hanno fatto questo processo così pieni, e io invece ho fatto tutto il processo e non sono ancora lì. Well, you're not there because it's not all aligned, but you're already perfect as it is. Non sei ancora lì perché non è tutto allineato, ma sei esattamente perfetta come sei. The alignment is about aligning the emotional and mental and physical body and the other bodies that we have. E l'allineamento è riguarda l'allineare il corpo fisico, emozionale, mentale, spirituale e gli altri corpi che abbiamo. Aligning with the ones around us, unless you want to go somewhere where there's no one around you. E allinearsi con le persone intorno, a meno che non decidi di andare da qualche parte dove non c'è nessuno intorno. Aligning with the area where you're in and the places you are called to. Allinearsi con l'area dove sei, con i posti che ti chiamano. And in general, being in harmony with all. E in generale essere in armonia con tutto. The system is mostly about harmony. Il sistema è principalmente riguarda l'armonia. And once you know about this harmony and you know aiming towards it and your core intention is to be in harmony with all. E una volta che comprendi questo e cerchi questa armonia e la tua intenzione è di essere in armonia con tutto, then you can give it up to the spirit to align you in the best way for you with the food and other stuff, practices, whatever. E quindi puoi mandarla poi su per allineare tutto. Mandarla su al spirito perché lui ti allinea con tutto quello che ti serve come cibo e pratiche, tutto quello che ti serve per questa armonia. Oh, English again. From this perspective you are free of judgment. E in questo punto di vista sei libero dal giudizio. And you know you are in your best place. E sai di essere nel posto migliore possibile. Because for most of us judgment is also cluttering this area here. Perché per molti di noi il giudizio agisce anche su questa parte qua. And guess what, that's the place where the prana is drawn through. E quindi ed è proprio il posto dove la prana viene canalizzata. I work a lot with the endocrine glands. E lavoro molto con le ghiandole endocrine. And how the energy flows through them, because each one of them has a very important function in the body. E come la energia scorre attraverso di loro, perché ognuna di loro ha una funzione molto specifica e importante nel corpo. And this one here, the thyroid. E questa la tiroide. Which is governed by the communication center or Vishuddhi. Che è governata dal centro di comunicazione o Vishuddhi. It's very important for all the other activities in the body, the hormones and the digestion and what you need or don't need and the food intake especially. Ed è molto importante per tutte le altre funzioni del corpo, di quello che hai bisogno o non hai bisogno, per il cibo che vuoi o non vuoi o di cui hai bisogno o meno. And the communication center stays open and clear. Il centro di comunicazione rimane aperto e chiaro, pulito. When there's no judgment involved. Quando non c'è giudizio. When you're free of labeling things.
quando sei libero dal dare delle etichette a tutto. And mostly when you're free on labeling yourself. E soprattutto quando sei libero dal giudicare te stesso. When you have that feeling of I am what I am and I'm perfect as I am. Quando hai quella sensazione che sono come sono e sono perfetto così come sono. That's when it goes and it receives everything you need. È il momento in cui go e riceve tutto ciò che deve ricevere. Because things come through here. Perché le cose scendono qui. And come up through here. E salgono da qui. And of course everything has to be opened in between. E certamente tutto deve essere aperto in questa tutto in questo cammino. But there's a bridge. Ma c'è un ponte. And especially for women it's very important. E specialmente molto importante per le donne. Where things can get a little cluttered if not open. Che le cose possono essere un po' bloccate se non aperto. And this bridge is connected to here to the ovaries or testicles in men. E questo è connesso con questa parte, le ovaie o i testicoli negli uomini. And with the second center. Col secondo centro. And with the programs or judgment that we have about its activity. E sui programmi e i giudizi che abbiamo riguardo alla sua attività. That is how we look at our relationships and our existence here on earth and our sexual sharing as well. Ed è come noi guardiamo alle relazioni qui sulla terra e anche come guardiamo alla sessualità. And that's another topic we'll be touching today a little deeper because it has been touched before, just to, you know, clear up these things. Ed è un altro argomento di cui parleremo oggi, che anche e di cui si è parlato anche prima, perché è un argomento importante su quello di cui stiamo andando a parlare. Because the tantric practices of India and the Taoist practices of China, the two ancient traditions that are telling us about the prana. E perché la pratica tantrica dell'India e la pratica taoista della Cina, che ci parlano del prana, include the art of circulating the sexual energy or inner energy. Includono l'arte di circolare, di far circolare l'energia interiore, l'energia sessuale. So the first thing to know about this is that sexual activity, internal or shared, is an art. E quindi la prima cosa da sapere è che l'attività sessuale interna o condivisa è un'arte. I'm saying internal because first of all we have the male and female energy inside of us. Dico interna perché prima di tutto noi abbiamo l'energia maschile e femminile dentro di noi. And when you're a master of mastering the pranic energy, you are mastering these two energies flowing inside of you. E quindi quando sei un maestro nel controllare e circolare l'energia, sei un maestro nel controllare queste due energie dentro di te. The internal love making leading into bliss. L'internal mating? The internal love making. Ah, il fare l'amore dentro guida alla beatitudine. Because otherwise you'll be ever depending of the things other give you. Altrimenti saremo sempre dipendenti dalle cose che gli altri ci danno. The love, the pleasure a partner can bring. L'amore e il piacere che un partner può dare. The sharing, the wonder of being with another. La condivisione, la meraviglia di essere con qualcun altro. And that's all beautiful. Che è tutto molto bello. And we like it and love it. Ci piace, lo amiamo. But at first we know how. We must know how to be with ourselves and to be in alignment with our inner energies, the yin and yang we have inside. Prima di tutto dobbiamo sapere come essere in armonia dentro di noi e in allineamento tra le nostre due parti, yin e yang. So when I first discovered these practices, quando ho scoperto per la prima volta questa pratica, my aim was to align my system in such a way that energy will flow freely through me. Il mio obiettivo era quello di allineare il mio sistema così che l'energia scorresse libera dentro di me. I wasn't thinking about eating or not eating or nutrition or, you know, how many kilograms I have and how my body is shaped. E non stavo pensando a mangiare, non mangiare, nutrizione o quanti chili ci aveva il mio corpo. I made some changes in my life because I had the intention of being the best version I can bring into this world.
E quindi ho fatto qualche cambio nella mia vita perché volevo essere la migliore versione possibile che io potessi portare in questo mondo. And the changes I'm still making are still coming from that intention. E i cambiamenti che sto ancora facendo arrivano ancora da quella intenzione. I never think of food. Non penso mai al cibo. In this respect, I think of what's making me send out better. E quindi non penso al cibo in questo modo, ma penso a quello che può farmi manifestare in maniera migliore. That's something we recommend to take as a aim when you start a path, whichever it might be. E questo è ciò che raccomandiamo da prendere come obiettivo quando inizi un cammino, un percorso, qualunque esso sia. And this path is from the balance towards the pranic intake and not from the pranic intake towards the balance. That is, some expect to do one or two processes and then be free from any emotions, any mental tribulations. E questo aspetto è dal bilanciamento allo stato pranico e non viceversa. Some expect to do certain one or two processes and be fully free from taking food. E quindi l'idea di fare due o tre processi e poi essere completamente liberi dal cibo. That is a too high expectation of yourself. Questa è una aspettativa troppo alta su te stesso. It might be possible for some. Potrebbe essere possibile per alcuni. It has been possible for many. È stato possibile per molti. Those of us who have had lifetimes of practice before. Quelli di noi che hanno avuto una vita di pratica prima. Have had this in their blueprint. Have had this before as pranic beings. E che l'hanno avuto nel proprio nelle proprie impronte interna come esseri pranici. To them it was like flip and went back into it. E per loro è stato come un chuck, un battito di dita e ed erano subito nell'alimento del pranico. But for most of the people I meet and that are still frustrated about why am I not fully on prana. E la maggior parte, però molte delle persone che incontro sono frustrate perché dicono: ah, come mai non sono ancora completamente sulla prana? For most of them, per la maggior parte di loro, it's a process of alignment and of patience, and some of them don't even have it in their blueprint for this lifetime or for this timeline, so to speak, for this period of their lives. Per la maggior parte di loro è una questione di pazienza e di allineamento. Alcune di loro non hanno nemmeno lo stato pranico nella loro impronta da manifestare in questa vita, in questo momento. Maybe not in this moment. Magari non adesso. Maybe later, so don't rush it. Magari dopo, non avere premura. We know you like it. Sappiamo che ti piace. It's a remembering. We've all did it before. È un ricordo, l'abbiamo fatto tutti prima. But it's all about the perfect timing. Ma è tutto riguardo al tempo corretto. Probably some of you resonate with that, and please raise your hands so that I know I'm on the right track. Magari qualcuno di voi sente questa cosa e alzate la mano così so di sapere che sono sul giusto cammino. Thank you for your feedback. So, grazie per il feedback. What we teach, because we also teach a process of alignment with these energies. Quindi quello che noi insegniamo, perché noi anche insegniamo un processo di allineamento con queste energie. But having done harsher processes onto our body, ma avere dei processi più duri nel nostro corpo. I had a year of Oshawa, if some of you know what it is. Ho avuto un anno di Oshawa, se qualcuno di voi sa cos'è. It's a diet with only four cereals. È una dieta con solo quattro cereali. No taste, no salt, no nothing. Niente gusto, niente sale, niente di niente. Having done the dark room. Ho fatto la dark room. Having done other things that were even more extreme. Ho fatto altre cose che erano ancora più estreme. For this body. Per questo corpo. I know that now it's so good to be mild on it. E adesso è così buono essere più leggeri con lui. And plus I really love it. E in più, lo amo proprio.
And once you've done enough practice to be in a state of consciousness, e quando hai fatto abbastanza pratica per essere in uno stato di consapevolezza e di coscienza, to be most of your life stabilized in a state of awareness, stare la maggior parte del tuo tempo stabile in uno stato di consapevolezza, that state doesn't leave you over a slice of pizza. Questo stato non ti abbandona per via di una fetta di pizza. Are you aware of this? Lo sapete? I mean, come on. Dai, forza. Okay, so it's not about if I'm not eating, I will be enlightened. Non è and che I'll be floating on the cloud. Non è che, allora adesso se io non mangio divento illuminato e inizierò a volare su una nuvola. Do some practice, float on that cloud. Fai della pratica, vola su quella nuvola. And see if you get hungry. E guarda se ti viene fame. It's that way around. In quel modo lì, quella okay. direzione. So, do you agree with that? Siete d'accordo? Okay. I mean, if you don't trust me, you can try. Se non vi fidate, potete provare. A little meditation. I know you're all, I mean, I totally respect and honor all the ones here and I know you are masters. Un po' di meditazione, rispetto molto, onoro tutte le persone qua perché so che siete tutti dei maestri. And you have several ancient practices in you, each one. E so che avete delle pratiche molto antiche dentro di voi, ognuno di voi. But maybe some of you are not doing it every day. Ma magari qualcuno di voi non la fa tutti i giorni. Maybe some of you not every week. Magari qualcuno di voi non ogni settimana. And this is a process of daily alignment. E questo è un processo di allineamento quotidiano. We go to work, we go to friends, we get into beta states every time. E quindi andiamo dagli amici, andiamo a lavorare e andiamo e arriviamo in questo stato tutti i giorni. And then how do we get back into alpha theta? E the place of bliss and peace. E poi peace. Da questo stato come facciamo a tornare in alfa e theta, lo stato di beatitudine? If we wouldn't take time to breathe a little and look around and look inside. E se non ci prendiamo un po' di tempo per respirare un po', per dare un'occhiata in giro e per guardarci dentro. How would we flip back into that state? Come faremo a tornare in questo stato? Does any of you know a method to be in permanent peace without a little meditation? Please stand up and tell us. Se qualcuno di voi conosce un metodo per stare in pace completa senza un po' di meditazione, per favore si alzi e ce lo dica. I mean, I don't know anyone, but maybe there are some. I trust this is a variety of human species here. Non so, non conosco tutti, magari ce ne sono sicuramente sure della varietà di esseri umani che c'è. Sicuro ce n'è. For me it has been a daily practice. That's what I can share. Per me è stata una pratica quotidiana ed è questo quello che posso condividere. I'll tell you a little about what I did and how it's now built into a program or a program that's also in video. Vi dico un po' quello che ho fatto, quelle pratiche che ora sono anche all'interno di un programma disponibile in video. Which is called the Luscious Lifestyle Program. Che è chiamato il Luscious Lifestyle, lo stile di vita lussureggiante, delizioso. Lussureggiante? Oh, yes. Lussureggiante. Lussureggiante. So it's luscious, like luxury. There's 8 steps that I've included into my life as I went along the way. Sono 8 passi che io ho incluso nella mia vita, tanto che andavo avanti nel mio cammino. First I started meditating. Ho iniziato meditando. I was working 16 hours a day. Stavo lavorando 16 ore al giorno. I was a crazy manager. Ero un manager totalmente matto. You don't want to have known me back then. Mi avreste dovuto conoscere allora. You don't want to have known me back then. non avreste voluto conoscermi allora. But I took the courage to take half an hour a day, waking up half an hour earlier. Io ho avuto il coraggio però di prendere mezz'ora al giorno svegliandomi mezz'ora prima. To meditate because I wanted to know this system, this card, this vehicle that I'm using. Perché volevo conoscere questo sistema, questo veicolo che sto utilizzando. Each chakra being a world in itself. Each chakra being a world in itself. Ogni chakra essendo un mondo. Chiaro. Ogni chakra è un mondo a sé stante. Per sé. Un mondo per sé. Is chakra being a world in itself and when you go within you discover these worlds.
e ogni chakra è un mondo, e quindi quando entri scopri questo mondo. And you see what triggers and what buttons generate certain reactions in your system. E vedi quali bottoni, quali cose generano determinate reazioni all'interno del sistema. Is that interesting to know? È interessante saperlo? For me it was. I mean, I wanted to know. If I drive a car, I want to know where the gear is, where what the wheel is doing. Per me lo era. Se guido una macchina, voglio sapere dove il cambio, la frizione, il volante. Otherwise, how could I get where I want? Altrimenti, come faccio ad andare dove voglio andare? Then again, that was one of the first things I did, so meditate. Then questa è stata una delle prime cose che ho fatto, meditare. Discovering these cosmic friends. Poi scoprire questi amici cosmici. I wanted to tune into them more and often. E ho voluto sintonizzarmi su di loro di più e più spesso. So that was the divine communion that I practiced. E questa è stata la comunione divina che pratico. Most of it was just adoring their frequency and calling it back again. Principalmente è stato adorare la loro frequenza e richiamarla indietro. Until I discovered they were all versions of myself. Finché ho scoperto che erano tutte differenti versioni di me stessa. That was the fun of it. E quella è stata la parte divertente. Now I know every frequency that comes is a frequency that I emanate. E adesso so che ogni frequenza che arriva è una frequenza che io emano. But it's still a game of practice. È ancora un gioco di pratica. Knowing it in the mind doesn't help much. Saperlo con la mente non aiuta molto. The next one was of course the diet. La cosa successiva è stata la dieta, ovviamente. I went from vegetarian to vegan to juices, sometimes back to raw. Sono andata da vegetariano a vegana, poi frutti, a volte poi indietro alla dieta crudista. Mostly looking at what my body needs and what reactions do I get in it from certain foods. Principalmente guardando ciò di cui il mio corpo ha bisogno e quali reazioni ho in relazione con determinati cibi. So that's how I align my diet, going in supermarkets and just feeling what it feels to take a certain food before taking it. E così è come allineo la mia dieta, andando in un supermarket e sentendo quello che si allinea a me prima ancora di comprarlo. It's called intuitive eating. E questo si chiama alimentazione intuitiva. Not coming from the head, but more from what do I need. Non arriva dalla testa, ma è più un qualcosa che arriva da ciò di cui ho bisogno. The next thing was, it's not really a sequency, you know. They all came mostly all at the same time, but I'm telling them as a sequence because that's how it comes. La cosa successiva è stata, la dico come una sequenza, anche se in realtà poi sono arrivate un po' tutte insieme. Io ve le dico per renderle più chiare e comprensibili. The next one was how I mastered my mind. L'altra cosa è stata come io controllo la mia mente. It's so interesting to see where thoughts come from. È così interessante sapere da dove arrivano i pensieri. Knowing the chakra, you know exactly what chakra, which chakra generates certain thoughts or thought frames. Conoscendo i chakra, si può capire perfettamente quale chakra genera quale tipo di pensiero. And knowing this, you know where to go when your mind goes. E sapendo questo, sai dove andare quando la tua mente inizia a fare. You go on that center, you work on it, you clear it out, and then peace. E vai in quel centro, ci lavori sopra, lo ripulisci e poi finalmente. It's knowing your car. E come conoscere la tua macchina. Then the next one was how I related to my work or to my service in the world. E l'altra cosa è stata poi come io mi relazionavo con il mio lavoro e col mio servizio al mondo. Because most of the people I meet now are very frustrated about their worldly activity. Perché la maggior parte di persone che incontro oggi sono molto frustrate dalla loro attività nel mondo. Can we show hands or it's qualcuno vuole secret? Alzare la mano o è un segreto? Okay, it's not a secret. I've been very frustrated of my non worldly activity. I mean,
Sono stata molto frustrata dalla mia attività lavorativa, è importante saperlo. And when we switch from wanting a job, quando passiamo dal volere un lavoro, to have some money to build something, per avere del denaro per costruire qualcosa, when we switch from that to how may I serve, quando passiamo da quello al come io posso servire, the game changes. Il gioco cambia. I was the manager of my own company doing pretty good money in the events in the medical events industry. E ero il manager della mia azienda guadagnando dei bei una buona quantità di denaro nel campo dell'organizzazione di eventi nel campo medico. I loved what I was doing, it was fun. Mi piaceva quello che facevo, era divertente. 5-star hotels conferences. Conferenze in hotel 5 stelle. But when I assisted to a conference and they were telling people that they need medicines to cure something in a certain way that was not right for me. Ma quando poi ho sentito in una conferenza che dicevano alla gente che avevano bisogno di medicine per curare un qualcosa che non era corretto secondo me. Something in my head flipped. Qualcosa nella mia testa è cambiato. And in a certain time I couldn't do it anymore. E a un certo punto non potevo più farlo. So I became a therapist by default. E quindi sono diventata una terapista di conseguenza. So service is an important thing. Now I don't know what I'll do when I wake up in the morning. So il servizio è una cosa molto importante. Non so quell'ora quello che farò quando mi sveglio al mattino. But I've given this body to spirit or to the divine force. Ma consegno questo corpo alla forza divina. And then it starts to move through the world. E inizia a muoversi attraverso il mondo. I have no idea what it's gonna do. Non ho idea di quello che farà. And it feels so good. Ma è così, si sente così bene. The next one would be keeping some time of silence. L'altra cosa è mantenere un po' di tempo in silenzio. I each week take one or two days in silence. Ogni settimana faccio uno o due giorni di silenzio. Some of us would think that this wouldn't allow us to be as efficient in our jobs. Qualcuno potrebbe pensare che questo non ci consente di essere sufficientemente efficienti nel nostro lavoro. But if you're a freelancer or if you're allowed to do your own schedule. Ma se sei un freelance e sei hai la possibilità di mettere giù il tuo programma settimanale. One day of silence gives you so much energy, then you get so much creativity and power to do all the rest of the stuff that you don't really feel you've wasted a day. Un giorno di silenzio ti dà talmente tanta creatività ed energia che assolutamente non ti senti poi come aver perso un giorno. Plus in that day so many new ideas and things come to me. E in più in quel giorno così tante nuove idee mi arrivano. Because I don't because I no longer align on the horizontal but only on the vertical communication. Perché non mi allineo più sull'orizzontale, ma mi allineo sulla comunicazione verticale. That then I'm even better at my present job. E così sono anche migliore nel mio lavoro quotidiano. This helped me write 3 books in 3 years. E questo ha fatto sì che riuscissi a scrivere 3 libri in 3 anni. So it's about taking the time you need to rest, especially this part of your body. E quindi significa dare la possibilità di prendere il tempo di cui c'è bisogno, specialmente in questa parte del corpo. Another step has been the time we spend in nature. E un altro passo è il tempo speso nella natura. I love it that this festival is here in the top of a hill. Sono molto contenta che questo festival sia qui in cima a una collina. So much prana, so easy to synthesize the body, so many light beings. Così tanta prana. The nature angels, as we call them, around us. Così facile sintonizzarsi, così tanti angeli della natura intorno a noi. That's why a half an hour after your work to be in a park brings you more energy and more prana than maybe 2 hours of meditation or yoga or whatever. Ed è per questo che dopo il tuo lavoro mezz'ora in un parco ti dà più energia che fare magari 2 ore di meditazione o altra pratica. Also physical exercise like the others have shared. Anche gli esercizi fisici che altri hanno condiviso.
How many of you have been in the Qigong exercise in this morning we did together? Quanti di voi è stato l'esercizio di Qigong che abbiamo fatto questa mattina? Did you feel how it moved through the body? Se avete sentito come muove attraverso il corpo? That's why it's necessary to do it almost every day if possible. Ed è per questo che è necessario farlo quasi tutti i giorni, se possibile. Because prana is not static, it's movement, it rotates all the time, it's a spin. Perché la prana non è statica, è un movimento, è una rotazione costante. It doesn't let you sit unless you really want to, and it, if you really want to, it will block somewhere. E non ti lascia veramente fermare, a meno che tu non voglia fermarti, e quindi a quel punto si ferma da qualche parte. So move. At least allora you don't have to go to a gym, you don't have to, you know, book some I don't know, some difficult sessions of yoga or stuff in some place. Non dovete andare in una palestra o fare qualche pratica difficile di yoga da qualche parte. Many people are blocked by these thoughts and they don't exercise. E molte persone sono fermate da questi pensieri e quindi non fanno nessun esercizio. You can dance at home with your children. Puoi ballare a casa con i tuoi figli. Or alone in your kitchen as you wash the tomatoes. O a casa nella tua cucina tanto che lavi i pomodori. It's so easy. È così facile. Close your eyes and just move. Nobody sees you anyway. Chiudi gli occhi e muoviti, tanto nessuno ti guarda in ogni modo. It's so good. È così bene. So good for the pranic intake. Fa così bene all'entrata dell'energia pranica. Yeah. So that was mostly my practice. E questa è stata la parte principalmente la mia pratica. And another important, very important part was music, and it still is. E un'altra parte molto importante è la musica, e la è ancora. Because it's so easy to synchronize the almost 80% of the water, the body that is water, with music. Perché è così facile sintonizzare l'80% del corpo che è costituito da acqua utilizzando la musica. Masaru Emoto and others have shown this. Masaru Emoto e altri l'hanno dimostrato. There are frequencies now that are synchronizing the body, and you can find them over the internet instead of the frequencies that are disharmonizing it. E ci sono quindi delle frequenze che sintonizzano il corpo, le potete trovare anche in internet, invece di quelle frequenze che desintonizzano il corpo. And there's a new pitch of actually the old one that has been changed, the new pitch of music or the new attunement of the musical instruments that really helps our body now. E adesso c'è una nuova sintonizzazione per lo strumento musicale che aiuta moltissimo il nostro corpo. Once you find that music, it's so easy to get back into balance just by opening your player. Quando trovi questa musica è così facile tornare in equilibrio semplicemente aprendo il tuo lettore di musica. So meditation, divine communion, meditazione, comunione divina, mind mastery, diet, mentale, dieta, time and silence, service, tempo in silenzio, servizio, and music, e musica, have been of my part of my practice and the practice of most of the pranic people I know for many years. Sono stati parti della mia pratica e parti della pratica di maggior parte dei pranici che conosco per molti anni. And I detail it in the Luscious Lifestyle program that we have over the internet as video classes. E lo faccio nel programma degli 8 stili di vita lussureggianti che ho in internet disponibile in video. If you can't go in a retreat, you can do that at home and it's so easy. E se non potete andare in un ritiro, potete farlo a casa da soli ed è facilissimo. And then when you go into a retreat for a faster process, you'll be fine-tuned and you won't have so much detox going on. E quindi quando andate in un ritiro per un allineamento veloce, sarà molto più facile il processo perché non avrete tanto da disintossicare. So that's about most of the things that put us in alignment with the prana. E questo è quello che riguarda la maggior parte di cose che ci allineano al prana. And plus prana likes openness and self-confidence. E in più la prana
piace alla prana piace l'apertura e la fiducia in se stessi. As I was saying earlier, some centers get blocked if we judge ourselves and others. E come dicevo prima, alcuni centri si bloccano se noi giudichiamo noi stessi o altri. And if we judge ourselves, the self-confidence is not very high. E se ci giudichiamo, la fiducia in se stessi non è molto alta. So if you can do a daily practice to find the beautiful things about yourself. E quindi se puoi fare una pratica quotidiana per trovare le belle cose dentro di te. That will bring you in a state of alignment with more of it. E quindi questo ti porterà in uno stato di allineamento con la maggior parte di loro. And you will be even more beautiful. E sarai ancora più bello. Because that light you have inside will shine out. Perché quella luce che hai dentro di te brillerà ancora più forte fuori. Okay. So because there's been so much talking, how about a short exercise? Bene, allora visto che c'è stato tanta e tante parole, cosa ne dite di un breve esercizio? Can somebody tell me the time? Qualcuno mi può dire il tempo? Even though it doesn't really exist. Anche se in realtà non esiste. 5 to 5. Okay, we have an hour. How many of you would like to know how much pranic intake do they have now? Quanti di voi vorrebbe sapere quanta a che livello di alimentazione pranica sono in questo momento? Would you like to be able to measure it daily or weekly to know where you're at? Ti piacerebbe riuscire a misurarlo quotidianamente e sapere esattamente dove sei? Thank you, because you know, it can be measured. I mean, you don't have to go blind in it. Perché può essere misurato, non devi andare alla cieca in questo. The exercise we are going to share is called the breath test. L'esercizio che condividiamo si chiama il test del respiro. And it's so easy to do wherever you are, just to measure the general pranic percentage. Ed è facilissimo da fare ovunque tu sia per misurare la percentuale pranica dentro di te. The general pranic percentage and also the pranic percentage of each chakra or of each system, like emotional, mental, physical and so on. E anche la percentuale pranica di ogni sistema, di ogni chakra e di ogni sistema fisico, emozionale, mentale e così via. Have any of you have been here before last year and have heard it from me? Qualcuno di voi è stato qui l'anno scorso e l'ha sentito da me? Okay, so we're doing it, yes? Bene, allora lo facciamo. What we suggest is just relax your body. I'm going to sit down as well. E quindi quello che suggerisco è semplicemente di rilassare il corpo. Mi siedo anch'io con voi. And just start following the breath. E inizia semplicemente a seguire il respiro. Listening to the music. Ascolta la musica. Imagining that you are in a light column from the center of the universe to the center of the earth that is surrounding you. Immagina di essere all'interno di una colonna di luce che dal centro dell'universo va verso il centro della Terra e ti circonda. And as you breathe in this light from this light column. E quando inspiri, inspiri questa luce da questa colonna. Each one of us have the most appropriate color, the most appropriate energy around him. Ognuno di noi ha l'energia più appropriata, più giusta, il più giusto colore intorno a sé. And as we breathe in that light. E quando inspiriamo, inspiriamo quella luce. The column is as wide as your arms stretched out. E la colonna si espande, tanto che la tua aura si allarga. As your arms stretched out. E come nel momento in cui le tue braccia si allargano. And you breathe in this color, allowing it to fill your body. E inspiri questo colore, dandoti la possibilità di sentire il tuo corpo. It fills every organ, every cell with each breath. E si sente ogni organo, ogni cellula con ogni respiro. And then as you breathe out, you breathe all the mental agitation, all the tension, everything that no longer serves you in this meditation. E con l'espirazione lasci andare tutte le tensioni, tutte le i pensieri che non ti servono in questa meditazione.
We imagine that we're on a fluffy chair or couch and the body is totally relaxing on it. Immaginiamo di essere in una poltrona soffice e il corpo si rilassa in essa. And we just see how the light is surrounding our body. E vediamo come la luce circonda il nostro corpo. We relax the soles of our feet and our ankles. Rilassiamo le piante dei piedi e le nostre caviglie. We relax the calves and the knees. Rilassiamo i polpacci, le ginocchia. We relax the thighs and the hips. Rilasciamo le cosce e le anche. They're all surrounded in light. Sono tutte circondate dalla luce. Breathing in more light with every breath. Inspirando sempre più luce con ogni respiro. The abdomen relaxes and the back and the muscles of your back. E le spalle si rilassano, la schiena, i muscoli della schiena. The abdomen. L'addome si rilassa. Then the chest and the arms. E poi il petto e le braccia. We feel our shoulders relaxing. Sentiamo le nostre spalle che si rilassano. And also e anche the neck, il collo. The back of our head. La nuca. The chin and the jaws. Il mento e le mandibole. The ears and the cheeks. Le orecchie e le guance. Our face relaxes fully. La nostra faccia si rilassa completamente. To the tip of our nose. Fino alla punta del nostro naso. To the top of our ears. La punta delle nostre orecchie. We feel our eyes relaxing. Sentiamo i nostri occhi rilassarsi. Everything is filled with light. Tutto è pieno di luce. Breathing it deeply. Inspirando profondamente. Letting out all the tensions and clouds dissolving us, thoughts dissolving as clouds above our head. E lasciando andare i pensieri che si dissolvono come nuvole sopra la nostra testa. The forehead is relaxed. La fronte si rilassa. The eyebrows. Le sopracciglia ci si rilassano. The top of our head, the crown. La cima della nostra testa, la nostra corona si rilassa. We are relaxed to the tip of our hairs. Siamo rilassati fino alla punta delle nostre orecchie. Even our hair is relaxed. Fino ai nostri capelli sono rilassati, fino alla cima di ogni capello. And then we go back to the heart. E poi torniamo al cuore. We are connected in our heart. Siamo connessi nel nostro cuore. Through a light cable to the center of the universe. Per una corda di luce fino al centro dell'universo. That goes in through the top of our head. Che passa attraverso la cima della nostra testa. Down to our heart. Fino al nostro cuore. We are connected to the center of the ground, the heart of Gaia. E siamo connessi fino al centro della terra, il cuore di Gaia. Through the cables that go down, the roots that go down from the soles of our feet. Con le radici che scendono dalle piante dei nostri piedi. And another anchor from our perineum to the center of the planet. E un'altra connessione dal nostro perineo al centro del pianeta. We are connected heart to heart to three energy spaces in this universe. Siamo connessi a tre spazi di energia in questo universo. The heart of the universe, your human heart, and the heart of Gaia are in alignment now. Il cuore dell'universo, il tuo cuore e il cuore di Gaia sono in allineamento adesso.
Breathing in the energy and mixing it in this heart center of yours. Inspirare l'aria e mixarla nel centro del cuore tuo, nel tuo centro del cuore. You drink in this cocktail, allowing it to flow into your cells. Bevi questo cocktail, dandogli la possibilità di scorrere nelle tue cellule. With every breath out, we send out more of this cocktail into your cells, like cosmic food. Con ogni espirazione mandiamo più di questo, ancora sempre più di questo cocktail all'interno delle cellule, cibo universale. We feel ourselves filling themselves with this food. E sentiamo le nostre cellule riempirsi di questo cibo. We feel them bubbling with joy. Le sentiamo muoversi con gioia. The internal organs. Gli organi interni. The muscular and bone system. Sistema muscolare e osseo. The endocrine system and circulatory system. Il sistema circolatorio interno. They're all filled with this light with every breath out. Sono pieni di questa luce con ogni espirazione. So good. Molto bene. As we went deeper in our heart, we can start now. E andando sempre più profondamente nel nostro cuore, ora possiamo iniziare. Doing the breath test that we've talked about. A fare il test del respiro di cui abbiamo parlato. We are again paying attention to our breath. Facciamo attenzione al nostro respiro. And we see how it goes in and out the body. E osserviamo come l'aria entra e esce dal nostro corpo. And as we observed its rhythm. E noi osserviamo il suo ritmo. We now mentally make a question that we know it's true. E osservando questo ritmo facciamo una domanda mentalmente che noi sappiamo essere vera. We recommend that we make a question that we are sure it's true, like a question about your physical clothing, for example. Like I would say now that my blouse is pink. E quindi raccomandiamo di fare una domanda che sia assolutamente certa, magari riguardo a qualcosa di fisico. Ad esempio, io potrei chiedere se la mia camicetta è rosa. I know it's pink, I see it's pink, so I know this affirmation is true. So when I make the question, I follow the breath. So che questa cosa è vera, la vedo, so che è rosa. E quindi tanto che faccio questa domanda, seguo il respiro. Actually, it's not really a question, it's an affirmation. I affirm my blouse is pink. E non è propriamente neanche una domanda, è un'affermazione. Io affermo, la mia camicia è rosa. We chant it a few times in our head and we see what our breath does. La ripetiamo alcune volte nella nostra mente e vediamo cosa fa il nostro respiro. If we notice the pattern in our breath, we can now make an affirmation that we surely know it's false. E poi, mentre osserviamo il nostro respiro, facciamo invece un'affermazione che sappiamo certamente essere falsa. Like I would now affirm that my blouse is green. Per esempio, dico che adesso la mia camicia è verde. You focus on a concrete questions, don't go into abstract, so that you can see it.
e andate su una domanda concreta che potete vedere, che potete verificare. See what the breath does when you repeat this affirmation that you know it's false. See what the breath does. E osserva quello che fa il respiro, tanto che ripetete questa affermazione che sapete essere falsa. Just chant it a few times with full attention on your breath. Ripetetela alcune volte con l'attenzione piena sul vostro respiro. And then if you noticed another pattern, you can come back into your heart and back into this space. E se avete notato una differenza, potete tornare nel vostro cuore all'interno di questo spazio. And you can share with us how many of you have felt the difference between the false affirmation and the true one. E puoi condividere con noi quanti di voi ha trovato una differenza tra l'affermazione vera e l'affermazione falsa. Potete alzare la mano. Those of you who haven't felt it yet, just practice and see, maybe at home or when you're fully relaxed. E quelli di voi che non l'hanno ancora sentita, possono praticare quando sono a casa, facendo attenzione che la mente, quando la mente è completamente rilassata. The main thing about it is to be very focused on the breath and allow it to flow freely in your body as you make the affirmation or the question. E la cosa importante è essere molto concentrati sul respiro, tanto che nel momento in cui, e lasciarlo scorrere nel momento in cui fate la formazione dentro di voi. And I'll tell you how to use this with the pranic intake now. E ora vi farò vedere come utilizzarlo riguardo alla alimentazione pranica. So we wanna know if we're nourished by prana. Vogliamo sapere se siamo nutriti dal prana. And we wanna know if we're exact about it. E vogliamo sapere se siamo precisi. You feel a little hunger, sometimes you don't feel any. Senti un po' di fame, a volte non senti nulla. But maybe you at times feel weak or you lose weight. Ma a volte ti senti debole e perdi peso. So you might wanna know, am I really nourished by prana 100% or am I not? E quindi vuoi veramente sapere sono davvero nutrito dal prana 100% oppure no? What we do with this test? Quello che facciamo con questo test? Is that once we've noticed a rhythm? Che una volta che abbiamo notato un ritmo? With the true affirmation and the false affirmation? Con la vera affermazione e con l'affermazione falsa. Then we really know what our body does or our breath does. Sappiamo veramente ciò che fa il nostro corpo, il nostro respiro. When something is true or false for us. Quando qualcosa è per noi vero o falso. So we make this question. E quindi facciamo questa domanda. My pranic percentage is now, and we can, you know, you can do it with me. Quindi facciamo questa domanda, la mia percentuale pranica è adesso e poi dico. My pranic percentage is now 20%. E la mia percentuale pranica è ora 20%. And see what the breath does. E osserva ciò che fa il respiro. Then we go up if it was a yes or the pattern that you had with the true affirmation, we go up to my pranic percentage is now 30%. E poi osserviamo se la risposta è stata affermativa, saliamo e diciamo la mia respirazione è almeno del 30%, la mia alimentazione pranica. And if the answer is still with the breath pattern for the true affirmation, we go up to the 40%. 50% and so on. E se la risposta del nostro respiro è affermativa, allora continuiamo e alziamo e diciamo almeno il 40% oppure almeno il 50% e così via. And when we reach a level, e quando arriviamo a un punto where we get the negative answer, in cui la risposta è negativa, or we get the reaction we had for the false affirmation. Quindi quando abbiamo la reazione che noi abbiamo avuto per l'affermazione falsa,
Like if you say my pranic percentage is now 90% and you get a false affirmation reaction in your body. Per esempio, se noi diciamo la mia percentuale pranica adesso è superiore al 90% e ho una reazione del corpo che è falsa, che dice che è falso. Then you know that you're not fully nourished by prana 90% of your body. E quindi sai che non sei pienamente nutrito dall'alimentazione pranica fino al 90%. And if your body stopped at 80%. E se il corpo si ferma all'80%? Then 20% you should eat something. Il 20% dovresti mangiare qualcosa. The same with the bodies. You can check my physical body is now nourished. È la stessa cosa per il corpo. Posso vedere il mio corpo fisico adesso è nutrito. My physical body has, for example, 50% pranic intake now. Ad esempio, il mio corpo fisico, posso domandare, ha il 50% di alimentazione pranica adesso? You go up to 60 and 70 and 80 and so on until it stops and it gets you a negative answer. E sali, fai i passi 50, 60, 70 finché il corpo, il respiro non dà una risposta negativa. Then you know how much prana you get in the physical. E quindi sai quanta prana ricevi nel corpo fisico. And you'd go then to the emotional and check. E poi vai al corpo emozionale e controlli. Or go to the mental and check. Vai al corpo mentale e controlli. And then you go to the other bodies, the affectionate body and so on. E poi the ones you know. E vai agli altri corpi, il corpo emozionale e quant'altro. But e what we noticed that to some there are differences between the physical and the emotional. So for example, the physical body might be nourished 70% by prana, whilst the emotional, if you had a trauma or suffering, might be 50% nourished by prana. E quindi quello che abbiamo notato è che ci sono delle differenze tra i vari corpi. Magari se il corpo fisico può essere nutrito al 70%, mentre l'emozionale al 50%, se nel caso magari ci sono stati dei traumi a livello emozionale. And if you're not fully nourished in the emotional body, there are nourishment for it. Ma e se non sei pienamente nutrito nel corpo emozionale, ci sono degli nutrimenti per questo. Because the emotional body is not nourished by food. Perché il corpo emozionale non è nutrito dal cibo. And many people, as my colleague said, are consuming food for emotional reasons when they are not, the food is not really nourishing them. E perché molte persone, come alcuni miei colleghi, pensano che di mangiare per nutrire le proprie emozioni, ma il corpo emozionale non è nutrito dal cibo. The emotional body is nourished by music and art and nature. Il corpo emozionale è nutrito dalla musica, dall'arte, dalla natura. It is nourished by beautiful sharing with others, fine relationships. È nutrito dalle belle condivisioni con gli altri, delle belle relazioni. Even the relationships with the divine friends, if you will. Anche le relazioni con gli amici divini, se vuoi. So taking food for it, it's not gonna get you healthier or more nourished. E quindi mangiare del cibo per questo non ti nutrirà. I work a lot with people, especially women, with emotional trauma. Lavoro molto con le donne, specialmente con traumi emozionali. And also men. E also con gli uomini. Because many people, especially the ones coming from mystical traditions like India, specialmente quelli che vengono da delle tradizioni mistiche come l'India, are taught that emotions are not so good. Gli è stato insegnato che le emozioni non sono così buone. And they denied them, put them under the carpet. E le negano, le mettono sotto il tappeto. Once they have a little anger or a little frustration, they look the other way. Che una volta, quando hanno un po' di frustrazione o rabbia, guardano dall'altra parte. They know that jealousy is not good. Sanno che la gelosia non è buona. That attachment is not spiritual. Che l'attaccamento non è spirituale. And so on. E così via. But they are in your body. Ma loro sono nel corpo. We can run away from them, we can work with them. Non possiamo scappare via dalle emozioni, possiamo lavorarci.
And many of my colleagues have shared already, but what I practice is a Taoist technique. E quello che alcune cose hanno già condiviso i miei colleghi, quello che io pratico sono le tecniche taoiste. The Taoist discipline. La disciplina taoista. Says and has discovered. Dice che ha scoperto. And it's been verified. Ed è stato verificato. That each organ is storing certain emotions. Che ogni organo accumula alcune emozioni. And so if you are angry you can look in a certain organ to transmute it. E quindi se sei arrabbiato puoi guardare in un certo organo per trasmutarla. If you're jealous or se sei geloso or anxious or o ansiosa. So on. E così via. You can go directly into that organ and take that emotion out and transform it into something better for you. Puoi andare dentro quell'organo e tirar fuori questa emozione e trasformarla in qualcosa di migliore per and te. It's so easy when you know where it's at and you know the address to take it out. Ed è così facile quando sai dov'è e conosci l'indirizzo per portarla via. I had shared earlier in this morning that we are doing exercises for it and it's very simple, it takes like 10 minutes a day. E ho condiviso questa mattina che facciamo degli esercizi per questa cosa ed è molto semplice, prende 10 minuti al giorno. We teach how to circulate the energy and put it directly into that organ that is storing a certain emotion. E insegniamo come tirar fuori qualche emozione e osservarla in quel organo e tirarla fuori da quell'organo che la contiene. We circulate the energy towards that organ. E circoliamo, facciamo andare l'energia verso quell'organo. And we help it heal or transform. E lo aiutiamo a guarire e trasformarsi. There are certain colors and sounds for each organ. Ci sono certi colori e suoni per ogni organo. They are cosmic sounds. They are called cosmic sounds, but they're really natural, like shh or shh. Sono chiamati cosmi, suoni cosmici come tss o shh. Really natural and easy to do. You can do it in your mind like a mantra. Sono molto semplici, naturali, li potete fare nella vostra mente come un mantra. And in 10 minutes you are like totally a new system in the emotional body. E in pochi minuti sei completamente in un sistema, il tuo corpo emozionale è un sistema totalmente nuovo. So this is the Taoist practice that I teach about the emotions and how to transmute them. E questa è la pratica taoista che insegno riguardo alle emozioni e come trasmutarle. And then again with the relationships, this is very important because we learn to disassociate the emotion from the person. E anche relativamente alle emozioni, questo è molto importante perché impariamo a dissociare le emozioni dalla persona. You can no longer say you did this to me. Non si può più dire tu hai fatto questo a me. You can say I am feeling this because I have this in my internal organs and I can transmute it. You're not guilty for it. E invece si può dire io mi sento in questo modo perché ho questa cosa dentro il mio organo interno e posso trasmutarla per non sentirmi più così. Can we imagine how beautiful our relationships would be from this perspective? Possiamo immaginarci quanto sia bella una relazione da questo punto di vista? Like someone comes to you and you feel wow 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 wow. E qualcuno viene da te e senti wow 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 wow. And instead of being angry at him or taking it with him. E così invece di essere arrabbiato con questa persona e litigare. You just go inside and you see, oh, there's some anger in my liver. I'm going to take it out in 10 minutes. E vai, wait a little. Vai a vedere e dici, oh, guarda, c'è della rabbia nel mio fegato. La vado a togliere in 10 minuti. So to help you do this, we recorded a meditation. E quindi per aiutare a questa cosa abbiamo registrato una meditazione. That works a lot with the thyroid and the endocrine system. Che lavora molto con la tiroide e il sistema endocrino. And then goes into channeling the energy in the organs. E va a canalizzare l'energia negli organi. For healing and transmuting the emotions. Per guarire e trasmutare le emozioni. So it's like a daily morning shower throughout all your systems, the endocrine and the internal organs, and then
It teaches you how to circulate the sexual energy through the microcosmic orbit. Ed è come una doccia energetica quotidiana attraverso il sistema endocrino che ti insegna come far circolare l'energia attraverso gli organi, attraverso l'energia sessuale. And coming to the sexual energy, it's beautiful to know that it's not only for sex. E andando all'energia sessuale, è bello sapere che non è soltanto per fare sesso. Many people use it just to, you know, have some sensations and then spill it out. Molte persone la usano per avere qualche sensazione e poi farla uscire. It's like they wanna get rid of it. Come se volessero sbarazzarsene. When in fact it's your life force. Ma quando in realtà è la tua forza di vita. It's a source of inner power or inner prana. È la fonte di potenza interna e di prana interno. Can you imagine, especially men, counting your orgasms, how much of it you just let out? Potete immaginare, specialmente gli uomini, i vostri orgasmi, quante volte l'avete fatta uscire fuori? I mean, we say we want more prana, but through a simple practice like making love, we lose so much of it. Diciamo che vogliamo più prana, ma attraverso una azione così semplice come fare l'amore ne perdiamo così tanta. Is this something that we really wanna do every day or every week? È qualcosa che davvero vogliamo fare ogni giorno, ogni settimana? Like millions of millions of milioni e milioni di life cells going out of your body. Milioni e milioni di cellule di vita che escono dal corpo. Each one of them being able to create a new life on this planet. Imagine its power. Immaginate la forza, ognuno di loro è in grado di creare una nuova vita su questo pianeta. That in a few seconds just leave your body eternally. In una frazione di secondo, fuori dal tuo corpo per sempre. Is this the best version of ourselves? E questa è la versione migliore di noi stessi? It's a food for thought. I mean, è un qualcosa su cui pensare. The Taoist masters are teaching, and the Indian masters are teaching that we can recirculate this energy. I maestri taoisti e anche i maestri indiani ci insegnano che possiamo ricircolare questa energia. Even the women lose it during the orgasmic state because the natural orgasmic state is really pushing it out somehow. E anche le donne perdono questa cosa durante l'orgasmo, il normale stato dell'orgasmo, perché lo stato normale dell'orgasmo tende a far uscire queste energie. We're not saying making love is not good. We don't want to be misunderstood. Non diciamo che non va bene fare l'amore, non vogliamo essere fraintesi. We're just saying the more conscious way of doing this. Noi diciamo soltanto che c'è una maniera più consapevole di farlo. And even before getting to that, there are more conscious ways of working with this internal energy, saying you're celibate, maybe you don't have a partner, it's still created in your body. E prima ancora di questo ci sono dei modi per gestire questa energia in maniera più cosciente. Ad esempio, se sei single, c'è il modo comunque di far circolare questa energia all'interno del tuo corpo. If you're single and you feel pressure, there's no running out to the next best partner. E se sei single, non serve farla correre subito verso il prossimo partner. Because you have a need. Perché hai un bisogno. Maybe that's wiser to just sit down and circulate it. Magari è più saggio sedersi e farla circolare. There are very very simple exercises to make it climb up through your spine and then go down through the frontal channel of your body. Ci sono esercizi molto semplici per fare scorrere questa energia su lungo la spina dorsale e poi farla ritornare davanti sulla parte frontale del corpo. This has nothing to do with sex, it's inner mastery. Questo non ha niente a che vedere col sesso, è una questione di capacità e maestria interiore. We just call it sexual because it's stored in these organs. La chiamiamo sessuale perché è accumulata negli organi sessuali. But then as we climb it up, we transform it into something more refined, more subtle. E poi però quando noi la facciamo salire la trasformiamo in qualcosa di più sottile e più rifinito. That is actually the prana. Che in pratica è la prana.
So there are so many ways of getting more prana, including an internal way. E quindi ci sono molti modi per avere più prana, e questo include anche una maniera interna. I could tell you stories till tomorrow, but do you want to try and circulate this with me and see what I'm talking about? It will take about 5 or 10 minutes. We still have time. Quindi potrei raccontarvi queste storie fino a domani, ma magari avete voglia di fare circolare questa energia insieme, visto che abbiamo ancora una decina di minuti. I don't know how much time I have, but non so quanto tempo I'm sure we have time for this. Ma sono sicura che abbiamo tempo per questo. Ok. So what we suggest is just relax your body, go back to your heart again. E quindi quello che suggeriamo è di rilassare il corpo e tornare al tuo cuore ancora una volta. And just start breathing in and out and see. E inizia a respirare ed espirare e osserva. See what your breath does in the body. Osserva ciò che fa il tuo corpo. E il tuo respiro nel corpo. Breathing in, you bring more prana, more chi into the body. Inspirando, porti più prana e più chi all'interno del corpo. Breathing out, you breathe out all the mental tension that you might have accumulated. E espirando, fai uscire tutte le tensioni mentali che potresti aver accumulato. And as we are in this state, we are still in the light column from the center of the universe to the center of the earth. E come noi siamo in questo stato, siamo ancora in questa colonna di luce che va dal centro dell'universo al centro della terra. And we're still in the light ball from the center of the earth that is bringing the mother's love towards us, the planet's love. E siamo in quella sfera di luce che viene dalla madre terra. Ci porta l'amore della madre dentro di noi. We let it flow up through our body. E lo lasciamo scorrere attraverso il nostro corpo. And through the soles of our feet we now release any tensions or extra energy that we might have in our lower centers. E attraverso le piante dei nostri piedi facciamo uscire le nostre tensioni o dell'energia in eccesso che magari abbiamo nelle nostre parti inferiori. We let it release into the ground as it's the same fabric like the energy of planet Earth. E la lasciamo andare nel terreno, che è lo stesso tessuto del cuore della madre terra. We focus our attention in the heart. Ci focalizziamo sul cuore. And we imagine, we smile into the heart, we look at the heart and we smile into it. E ci immaginiamo di sorridere al nostro cuore, osserviamo il cuore e gli sorridiamo. We look at it with gratitude. Lo osserviamo con gratitudine. With joy that is doing so much for us, pumping the blood in our veins without us having to notice it. Con la gioia che sta facendo così tanto per noi, pompando il sangue nelle nostre vene senza che noi dobbiamo fare nulla per questo. We are so grateful for it. Siamo così grati per questo. We smile to it with love. Gli sorridiamo. And as we smile to our heart, we might also let this energy of our smile go into the small intestine. E questo sorriso dentro di noi lo muoviamo, facciamo che questo sorriso arrivi al nostro intestino. That is also a source of immune energy. Ed è anche una fonte di energia immune. A source of health. Una fonte di salute. And as we smile to the heart and small intestine, we visualize a red light surrounding them. E quando sorridiamo al cuore, al nostro intestino, immaginiamo una luce rossa che li circonda.
we almost can feel the smile smiling, the heart smiling back to us. Possiamo quasi sentire il cuore che ci sorride a noi. Then we move our attention. E spostiamo la nostra attenzione. To the earth now. To the spleen and stomach now. Verso la milza e lo stomaco. The spleen, stomach, pancreas is a group of organs that are joined together energetically. La milza, il pancreas e lo stomaco sono degli organi che energeticamente sono connessi. We smile to them with gratitude for all the digestive processes that they are involved in. E gli sorridiamo con gratitudine per tutti i processi energetici in cui sono coinvolti. For the digesting the food. Per digerire il cibo. And for the quality of our blood regarding the spleen. E per la qualità del nostro sangue, per quello che concerne la milza. As we smile to them, we see them surrounded with a yellow light. E quando gli sorridiamo, li visualizziamo avvolti in una luce gialla. We just allow this light to immerse into this group of organs. E lasciamo che questa luce vada in questo gruppo di organi. And when we feel they are smiling back to us or they release tension. E quando sentiamo che ci sorridono indietro e li lasciano tensione. We moved again our attention to our lungs and large intestine. E il nostro e quindi spostiamo poi la nostra attenzione verso i nostri polmoni e verso la nostra intestino superiore. A group of organs doing so much together, they form a team in our body. Un gruppo di organi che fa talmente tanto insieme, formano un team nel nostro corpo. We smile to them with gratitude. Gli sorridiamo con gratitudine. For the expelling the air as well as the waste from the body. Per il loro lavoro di espellere l'aria e i residui del nostro corpo. We are grateful, we smile to the lungs and large intestine. Siamo grati, sorridiamo ai polmoni e all'intestino superiore. And we imagine they are surrounded with white light. E immaginiamo che sono circondati da una luce bianca. All emotions that might have stored in these areas are transformed as much as possible. Tutte le emozioni che sono state accumulate in quest'area sono trasformate il più possibile. And we move our attention now to the kidneys and bladder. E quindi spostiamo la nostra attenzione adesso alla nostra reni e alla nostra vescica. Smiling to them for the hydration process. E la gli sorridiamo per l'idratazione delle nostre cellule. As well as for the detoxing process and elimination processes that they do for the body. E anche per il lavoro di disintossicazione ed eliminazione che fanno per il nostro corpo. We imagine them are surrounded with blue light now. Le immaginiamo circondate da una luce blu. And we let them be filled with this light, releasing the emotions and tensions, maybe fears that are stored in that area. E lasciamo che rilascino le tensioni in questa area e magari le paure che possono essere accumulate in questa area. And then we move our attention to the liver and gallbladder. E poi spostiamo la nostra attenzione
al nostro fegato e alla nostra cistifellea. We let the energy flow in these organs with our smile. Lasciamo scorrere l'energia in questi organi con un sorriso. We are grateful for the good job that they're doing in our body without asking for our attention. E siamo grati per il lavoro che loro svolgono all'interno del nostro corpo, senza nemmeno richiedere la nostra attenzione. And we watch them as they are filled with the green light of healing. E li guardiamo mentre si riempiono di una energia verde di guarigione. So much beauty. Così tanta bellezza. So much gratitude to send into these organs. Così tanta gratitudine da mandare a questi organi. The factory of the body, as they are called. Quelli che sono chiamati la fabbrica del corpo. Then we smile to the whole body, filling it with our gratitude energy from the top of our head to the tips of our toes. E sorridiamo a tutto il corpo, riempiendolo di gratitudine, dalla punta della nostra testa alla cima dei nostri dita dei piedi. We filled it filled with the gratitude of our smile. Riempiendolo della gratitudine del nostro sorriso. We now the energy can circulate freely through it. E adesso l'energia può circolare liberamente attraverso di esso. And as we've cleared out the path, e liberiamo il passaggio. Come se abbiamo liberato il passaggio, we now start rocking a little from one hip to another. Iniziamo a scuotere da un lato all'altro dell'anca. We just rock without sitting on the backbone though. Senza sederci sulle ossa delle nostre anche. We rock and letting the energy move. Scuotiamo e lasciamo l'energia muoversi. And we also start squeezing a little the perineum. E iniziamo anche a strizzare, a contrarre un pochino il perineo. And these muscles you usually use when you want to stop peeing. Che sono quei muscoli che di solito usi quando vuoi smettere, fermare il flusso della pipì. You squeeze a little and see what the energy does. Contrai un pochino e osservi quello che fa l'energia. And if we feel shivers throughout our body, that's your energy moving from that area across the spine. E se senti dei brividi lungo il corpo, è l'energia che si muove da quell'area lungo la spina dorsale. And we imagine the energy of the gallbladder. E immaginiamo l'energia della vescica. And of the sexual organs flowing up with every squeeze. E degli organi sessuali scorrere verso l'alto con ogni contrazione. It's flowing up the base of your spine. E scorre salendo dalla base della spina dorsale. And it's flowing a little upwards towards the heart. E scorre sempre più su verso il cuore. Focus on every squeeze, letting it flow up to the heart. Concentrandosi su ogni contrazione, lasciandola scorrere in alto, verso il cuore. You open your heart to magnetize this energy into it. Apri il tuo cuore e magnetizzi questa energia dentro di lui. And we then let it flow up towards the back of your neck. The second gateway. E la lasciamo salire fino alla parte posteriore del collo, la seconda porta. And then we continue squeezing the muscles of the perineum. E continuiamo a contrarre i muscoli del perineo. Visualizing this energy going up through the spine. Visualizzando questa energia che sale lungo la spina dorsale. We imagine it's going up through to the top of our head. Immaginiamo che sale fino alla cima della nostra testa. We draw it there with our attention, moving our attention to the top of our head and the third eye. E la portiamo lì
con la nostra attenzione, portando la nostra attenzione sulla cima della nostra testa e al nostro terzo occhio. We are still squeezing the perineum, but the attention is moving now towards the third eye and top of our head, crown chakra. Stiamo ancora facendo contrazioni del perineo, ma la nostra attenzione è verso il terzo occhio e la cima della nostra testa. If you feel tension in your lower back, don't be scared. It's just the energy that has been accumulated there. You let it flow up. Se sentite della tensione alla base della vostra schiena, non preoccupatevi, è semplicemente dell'energia che è rimasta accumulata lì. Lasciatela scorrere verso l'alto. And as it's going up to your head, you just let it rotate it there. E tanto che va nella vostra testa, quando arriva nella testa la lasciate girare, roteare lì. And you place your tongue on the roof of your mouth. E metti la lingua sul palato. We have an energy channel to the back of our head and another flowing up through the front of our body. Abbiamo un canale di energia che sale lungo la nostra spina dorsale, ma un altro che scende nella parte frontale del nostro corpo. And they are united on the roof of our mouth. E sono riunite sul nostro palato. And that's why we place the tongue on the roof of our mouth, even when meditating. Ed è per questo che mettiamo la lingua in contatto col nostro palato anche quando meditiamo. So that these channels are always united, are always in connection. Così che questi canali siano sempre uniti, sempre in connessione. And we let this energy that has gone to the top of our head flow down again through the roof of our mouth, down through our tongue and down our neck now. E lasciamo ora scendere questa energia che abbiamo accumulato a livello della nostra testa in avanti attraverso il canale, attraverso il nostro palato e attraverso la nostra lingua. We let it flow down through our neck and chest. La facciamo scendere lungo il nostro collo e il nostro petto. And then flow down through the abdomen and down through the lower centers in the perineum now. E quindi scendere verso l'addome e verso i centri più bassi del perineo. And it goes down to the perineum and then from there with the squeeze it goes up again to the back of your back of your spine, the base of your spine. E dal perineo, attraverso quel movimento di contrazione, questa energia risale lungo la spina dorsale. And it rotates along your body. It rotates along your body. It rotates along your body with every breath going up to the top of your head, down through the roof of your mouth, through your tongue, down to your perineum. E quindi, in questo modo, l'energia ruota continuamente, ruota, ruota, ruota. Dal perineo sale lungo la spina dorsale fino alla testa e poi scende davanti attraverso il palato, la lingua, scende sul davanti di nuovo fino al perineo e continua questa rotazione. And that's how we make sexual energy circulate along our body, nourishing all our centers, the energy centers and all our internal organs. Ed è così che facciamo scorrere l'energia sessuale all'interno del nostro corpo, a nutrire tutti i nostri centri energetici, tutti i nostri organi all'interno del nostro corpo. This can be also circulated through partners who are making love, but still it's necessary to know very well your single practice before that. Questa pratica può essere fatta anche tra partner mentre si fa l'amore, ma è molto importante conoscere bene il proprio corpo e la propria pratica fatta da soli. This amplifies the energy and awareness of all your activities, either single or shared. E sempre il controllo sull'energia e la consapevolezza di questa, sia come single che come coppia. And with this we will conclude today. E con questo oggi includiamo. Because our time is up. Perché il nostro tempo ormai è alla fine. But this meditation is on my website and it's called the Healing Meditation for Thyroid Communication and Relationships. E questa meditazione è sul mio sito internet che è chiamata la meditazione per
thyroid, per la tiroide, la communication e la and relazione. Relationships. It heals of all of these aspects. Per la guarigione della tiroide, della comunicazione e della relazione. It's more detailed and more refined because it also involves the endocrine system. Now we've made it faster so that we can go through it. Sul sito la trovate più dettagliata, adesso ne abbiamo fatta in una versione più breve. Sul sito include anche il sistema endocrino. And for those interested in harmonious sexual sharing, we also have a video class to go with it. E per quelli interessati in una condivisione sessuale armonica, ho anche un video che ne parla. This all on our website. Now if you have any questions, please, we have like 3 more minutes, or no more minutes. Okay, if you have any questions, just follow me and I'll answer. E quindi se avete ancora delle domande, abbiamo niente minuti e quindi potete seguirmi e vi rispondo strada facendo. Grazie. I am here and I'm available for healing sessions for the next 1 or 2 days. E sono qui e sono disponibile per delle sessioni di guarigione per il prossimo giorno, paio di giorni. And to those of you who took the books in the morning, e per quelli che hanno preso il libro la mattina and haven't paid for it, please remember to do that before the night is here. Ricordatevi di pagarli prima che sia notte. Thank you. Grazie. Because I didn't keep any record of it. Perché non ho guardato, non ho registrato nulla. Thank you so much.